Bene amici di Medico Snake, benvenuti in questo nuovo video e guardate un po' chi mi fa in compagnia. Ebbene sì, per chi non l'avesse riconosciuto, è il vecchio e buon caro Samsung Galaxy Joe modello GTS 5660. Faccio questo video perché l'ho tirato fuori dal cassetto per vedere cosa potevo combinarci per quanto riguarda l'ambito del modding. Ma detto questo, andiamo a scoprirlo insieme. Prima di andare avanti e dirvi di cosa io possa aver combinato per quanto riguarda il modding con Samsung Galaxy Joe, voglio rinfrescarvi un po' la memoria su di esso. Samsung Galaxy Joe viene commercializzato nel lontano aprile 2011 con caratteristiche tecniche non a top, ma che ancora oggi permettono un uso basilare del dispositivo. Per quanto riguarda alcune delle sue caratteristiche tecniche principali, a bordo troviamo un processore da 800 MHz affiancato da una GPU Adreno 200 con 256 MB di memoria RAM e 156 MB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 16 GB. Per quanto riguarda il display, ebbene sì, il dispositivo permette l'uso ad una mano e per questo abbiamo un display da 3,2 pollici con risoluzione da 480x320 pixel con touchscreen capacitivo. Per quanto riguarda la fotocamera, beh, la fotocamera non è al top e permette un buono scatto con la luce e quindi abbiamo una fotocamera da 3,15 megapixel con una risoluzione 2048x1536 pixel. Adesso vi state chiedendo cosa io sono riuscito a combinare con il modding con Samsung Galaxy Joe. Ebbene sì, andiamo a vederlo insieme. Ok, cosa sono riuscito a trovare per quanto riguarda il modding su Samsung Galaxy Joe? Ebbene sì, purtroppo non sono riuscito a trovare un granché, anche perché per quanto riguarda il modding e il suo sviluppo non è che ce ne sia stato tanto. Ma l'unica cosa che sono riuscito a trovare è una vecchia versione Android di una delle ROM custom più famose che esista nell'ambito modding, ovvero la CyanogenMod 10.1 basata su Android 4.2.2 Jelly Bean. Una volta che si è installata la ROM, al dispositivo si riesce a dare leggerezza, stabilità e soprattutto fluidità di sistema. Per quanto riguarda le personalizzazioni su questo dispositivo, la CyanogenMod non offre molto, ma l'unica cosa che possiamo personalizzare è il launcher nativo e quindi possiamo apportare delle modifiche alla schermata della home, il drawer delle applicazioni e la dock principale sulla home del dispositivo. Beh, cosa ne penso di questo dispositivo e la CyanogenMod? Beh, posso solo dire che chi ancora oggi lo possiede è arrivato il momento di tirarlo fuori dal cassetto e portarlo ad una nuova vita. Bene amici di Medico Snake, siamo giunti alla fine di questo video e per avere altre informazioni, link di download della ROM dei Samsung Galaxy Joe e istruzioni per eseguire l'installazione sono online da oggi sulle pagine di medicosnake.attivista.org. Nella descrizione del video vi lascio il link per andare direttamente all'articolo insieme a tutti gli altri link per seguire Medico Snake sui vari social, insieme ai pulsantini per iscrivervi al canale e per mettere un mi piace. Per Medico Snake, Raffaele Mauriello.